Eccoci qua ragazzi, un saluto da Mr. Crypto. Oggi andiamo a vedere, sempre sul bot Trade Santa, la strategia long piramidale inglese. Allora, andiamo a vederla direttamente, siamo già dentro il nostro bot, abbiamo scelto il bot, decidiamo di crearla e andiamo a crearla in questo modo. Vi faccio vedere una panoramica veloce, ovviamente della pagina come sempre, dove vediamo il grafico, la situazione del bot al momento, ci dice i perli investiti, quanto vale in questo momento, a quant'è il take a profit, il grafico con le varie posizioni, il lavoro svolto dal bot fino a questo momento e le impostazioni di base di questo bot che andiamo a vedere velocemente. Take a profit 1,50, gioco 2 Binance con un 1% solo di step fra le varie monete. Adesso lo modificheremo insieme così vediamo. 12 extra order di cui solo uno piazzato alla volta. Abbiamo attaccato il martingale come filtro attivo a 1,05 e sapete che bisogna lasciarlo fisso, questo qua, per poter comprare a piramide sugli extra order che entreranno. Qua sto provando a usare il daily filter, mentre invece abbiamo visto che nella strategia short stavo provando il volume, ma provate voi quello che vi trovate meglio. Seguite come sempre i ragazzi della chat e tutti quanti spiegano cosa è meglio, cosa non è meglio mettere o fare. Entra a prezzo di mercato perché mi interessa che quando il bot parte lo voglio far partire e non serve comprare commissioni per pagare le operazioni perché su Binance si pagano con BNB direttamente. Quindi entriamo all'interno delle impostazioni del bot e andiamo a vedere come si mette, come si imposta un bot short, long piramidale inglese. Allora, scegliamo il punto d'accesso, strategia long della coppia BNB Pearl, scegliete quella che volete. Ricordatevi sempre che qua vi fa vedere le vostre BNB, qua il valore di Pearl attuale, la crescita che ha avuto in questo momento, potete scegliere di vedere a 1 minuto, 30 minuti o un'ora dal grafico, la volatilità che ci sta dicendo. In questo momento sta salendo un pelino Pearl, ma comunque è un trend direi abbastanza short. Però io ci sta e voglio giocarmela sul fatto che probabilmente cresca. Allora, 1,50 di target è buono, vale anche 1,2, anche l'1 non è male, però 1,2. Sto provando 1,5 e anche i 2, però 1,5 mi trovo benissimo. Valore fisso della puntata di base del primo ordine piazzato, metto 2 Binance, ma siete liberi di mettere quello che volete, io metto 2 Binance. Lo step gli dico dell'1%. Questo, come vi ho detto, lo voglio modificare perché io ho già visto negli altri miei bot che con l'1,5 copro una fetta molto più alta e per quanto ho io da scommettere su quest'ordine, preferisco metterci l'1,5. Metto 12 extra order, questa è la mia impostazione. Nella chat inglese piramidale ne mettono 20, quindi io ne metto 12 perché per me è già un ottimo livello. Uno alla volta. Questo qua è quello che mi permette di fare la versione vecchia del bot DCA, quella nuova ne piazza già una alla volta per i fatti suoi, non c'è più questo passaggio in più. Impostazioni avanzate, come abbiamo visto, entro a mercato perché voglio comprare immediatamente quando il bot parte, non mi serve prendere le coin per le commissioni in quanto pago con Binance su Binance. Come segnale ho voluto provare il daily filter, potrei tranquillamente toglierlo correndo i rischi del fatto che quando il bot conclude un'operazione riparte immediatamente, che effettivamente è una tecnica che si può tranquillamente usare con un piramidale perché copre appunto tanto la parte opposta, diverso se avessi solo uno o due extra order che la parte opposta non è coperta, quindi questo qua non mi farebbe partire il bot in un momento di punta. Comunque, detto questo, martingale fisso a 1,05, lasciatelo così, non voglio dare nessun limite al bot di quanti ordini chiudermi perché io voglio che lui li faccia tutti all'infinito. Sarò io un giorno che gli dirò spegniti. La finestrella riepilogativa è verde e mi dice che si può effettuare questa operazione in quanto ho 91 Binance sul conto, ne sto usando 35 con queste impostazioni messe. Primo ordine, 12 extra ordine e martingale a 1,05. Diamo il nome al bot e salviamo. Salvo anch'io perché ho cambiato le impostazioni sopra. Quindi salvo. Nel momento che salviamo, andiamo nella pagina dove in questo punto ci direbbe facciamo partire il bot. Parti avvia, che è qua a fianco. A me non c'è perché il bot è già avviato. Ma andiamo a vedere come ha funzionato fino adesso. Andiamo a vedere che io ho scommesso 2 Binance, ok? Per un valore fino adesso di 6.000. 356 perle comprate perché così tante? Perché mi sono entrati parti degli extra order che io ho fissato qua a una differenza dell'1,50 adesso, prima erano dell'1. Eccoli qua. Io ho il first order qua, quindi io sono entrato qua dentro. Speravo che il mercato salisse e invece il mercato che ha fatto è andato al contrario.
Il bot mi ha piazzato sicuro il take a profit, che è questa sbarretta qua, tratteggiata in questo momento, di sicuro me l'aveva piazzato qua sopra dove adesso ho la pennetta ferma. Ma il mercato è andato in parte opposta, lo vediamo, io ho comprato qua e il mercato è andato in parte opposta. Quindi lui che cosa ha fatto? Mi ha fatto entrare il primo extra order, mi ha fatto entrare il secondo extra order, il mercato ha continuato a scendere, mi ha fatto entrare il terzo extra order. E ha continuato a scendere e mi ha fatto entrare il quarto. Mi avrebbe fatto entrare anche 12 extra order se fosse sceso, ma il mercato qua ha cominciato a risalire e quindi si sta riavvicinando al livello di take a profit, quel livello in cui lui mi venderà o comprerà, dipende da quello che sta facendo in questo momento questo bot, l'intero ammontare di tutte le operazioni. Il take a profit, ogni volta che lui mi ha piazzato un extra order mentre il mercato qua scendeva, mi ha abbassato di uno scattino il take a profit. Ok, di un piccolo livello. E quindi siamo arrivati qua in questo momento. Siamo in attesa che le monete salgano per poter arrivare a raggiungere il take a profit. Qua sotto vediamo esattamente quello che lui ha fatto. Mi ha fatto il primo ordine e poi a aumentare mi ha fatto tutti gli altri. Questo waiting è in attesa che venga realizzato. Ma sarà vero tutto questo? Beh, andiamo a vedere. Quindi partiamo e andiamo su Binance. Andiamo su Binance, dove abbiamo il nostro account di Binance, dove abbiamo la coppia Perl Binance, dove ci dice quanti Perl e quanti Binance abbiamo, ed ecco qua gli ordini piazzati. 6.356 vendi per 11 Binance. In alternativa, comprane 1.510, cioè l'ordine piazzato in waiting, per 2 Binance 55. E l'ordine iniziale era da 2, aumentato con il martingale fino ad oggi per tutti gli extra order che sono già entrati. È arrivato a 2,55 e di qua lo vediamo. Questo è l'ordine a 2,55 qua sotto. Se anche qui, se facciamo cancel the deal, cancelliamo l'intera operazione e ci teniamo in mano le rispettive coin a questo livello qua e qui si cancella tutto. Se facciamo freeze, ci blocca il bot in questo momento e non permette più nessun'altra operazione fino a conclusione dell'affare che comunque rimane attivo. Rinnova take a profit, ci ripiazza il take a profit che comunque è già piazzato, non abbiamo problemi di rifarlo. Casomai a volte succedessero dei problemi al bot, tipo mancanza di fondi, il bot qua compare una lignetta gialla con scritto aiuto, abbiamo bisogno di te, c'è bisogno di un tuo intervento, rinnova il take a profit, tu vai sotto, rinnova il take a profit e lui te lo ripiazza. Ok? Nella posizione giusta. Succede raramente, però è una cosa che succede. Quindi quanto lavora un bot del genere? Si chiama BNB Perl. Possiamo andare nella pagina dei risultati del nostro bot e andiamo a vedere un BNB Perl quanto ha lavorato fino a oggi. E quindi, non appena ci si apre la pagina, possiamo andare a cercare qua il bot BNB Perl, long piramidale D, era lui? Mi sembra di sì, che era long piramidale D, giusto? Di BNB Perl. Perché ne ho più di uno, adesso andare a trovare proprio quello giusto non è, però comunque sia, vediamo qua il livello del lavoro degli altri ordini, vediamo il livello di questo che è molto più alto rispetto a quelli di prima, vediamo che già oggi ne ha chiusi 2 a 7 a 4, il 15 ne ha chiusi un po' di più a 2, 9, 0,81 e così via dicendo, comunque è un bot che lavora bene su cifre adeguate. Ovviamente io ne ho più di una, più di uno attaccato sempre sulla stessa coppia, ma questo ve lo sapete. Quindi ragazzi, vi saluto, un saluto alla prossima, nel prossimo bot, nel prossimo video andremo a vedere come lavorano gli ordini semplici, sia in long che in short. Cliccate sui miei link, registratevi sui miei ref e un saluto e alla prossima da Mr. Crypto.